È per me un grande piacere ritornare al Palazzo Bo e soprattutto ritrovare Bibbia aperta. E la terza ragione del piacere è l'argomento. Ma intanto perché il governo interessa ogni momento della storia, i popoli hanno sempre avuto la necessità di darsi un governo, perché appunto. Così come è necessario darsi un governo, poi diventa impossibile non portare una riflessione sui criteri che si debbano utilizzare o sia opportuno utilizzare perché questo governo veramente promuova il benessere di una società, non ostacoli il suo progresso, non spacchi la società, come dire, tra chi si avvantaggia in maniera migliore, diciamo, maggiore anche dei beni che una società produce e di cui poi alcuni fruiscono, e invece appunto altri possano trovarsi nella difficoltà di questa fruizione. Insomma, il governo è qualcosa di fondamentale nella cultura del mondo occidentale in generale. Ci sono poeti, ci sono letterati del mondo antico che non hanno risparmiato le loro riflessioni, appunto, e le loro suggestioni sul governo. La Bibbia, come probabilmente vi è stato già illustrato nel primo incontro che avete fatto, in cui mi sembra di capire, è stata data una panoramica così generale su questo tema, credo. Beh, la Bibbia, come dire, ha un aggancio linguistico primario tra la sapienza e il governo. E allora noi riusciremo a illuminare tutte e due queste parole, cioè a cogliere la semantica principale sia dell'una sia dell'altra, proprio attraverso la indagine, diciamo così, linguistica innanzitutto. E appunto c'è una parola che di per sé è la traduzione che la Bibbia greca dà di un testo ebraico, appunto, che è quello dell'inizio del libro dei Proverbi. Dunque, la parola sapienza nella lingua ebraica, come sarà noto a tutti, è chokhmah, chokhmah è femminile. E la Settanta traduce questa parola. Anche altri termini, perché naturalmente Chokhmah è un po' quello più generico, ma poi all'interno di questo termine ce ne sono altri, diciamo, del significato che Chokhmah prende. Ma insomma, la traduzione che il testo dei 70 fa su questa parola, di questa parola Chokhmah, è cybernesis, da cui in italiano cibernetica, che è l'arte del navigare di per sé. Vedete dunque, come dire, proprio all'interno di una ricerca filologica che poniamo, molto semplice, molto elementare, iniziale, già possiamo cogliere il rapporto appunto tra sapienza e governo. Perché? Perché cibernetica, arte del navigare, altresì arte del governare, la cibernetica, il cibernetica è il navigatore, quello che muove il timone di una nave, e nel senso traslato poi diventa appunto il monarca, il governatore, quello che comunque conduce questa nave che metaforicamente è una città, è un popolo, è una nazione. E allora la traduzione greca ci mette già appunto in campana, perché sottolinea subito il rapporto diretto che c'è tra la sapienza, che è chokhmah, come ripeto, nella lingua ebraica, e l'arte del governare, proprio perché traduce con cybernesis, sapienza. Che cos'era la chokhmah? Ecco, tutto questo lo potete trovare nei primi sette versetti, al settimo specialmente, ma ai primi sette versetti del libro dei Proverbi, dove si illustra proprio cosa sia la sapienza, e c'è una serie di definizioni della stessa. Cui, non so, l'intelligenza, la bina, per esempio, e molti, la disciplina, musar, c'è tutto un vocabolario che indica appunto che cosa contenga la sapienza e che appunto il greco poi, no, chiama arte del governare.
Allora, che cos'è in effetti sì la sapienza? Ma basiamoci semplicemente ancora sulla etimologia, questa volta ebraica, di Chochma, Chacham, il saggio. È la Chochma, diciamo così, una scienza che si trova all'incrocio, la scienza, diciamo così, dei crocicchi. Nel mondo greco potrebbe essere la scienza o la conoscenza di Hermes, che è il grande messaggero degli dèi e che porta la sapienza divina sulle strade dell'uomo. È una cosa molto simile alla Chochmah, la sapienza biblica, ebraica, semitica, quindi, perché non è qualcosa di unitario, o meglio, che viene solo da una direzione. La sapienza è un luogo di incontro tra due direzioni. C'è una direzione che va dal basso verso l'alto e una direzione che va dall'alto verso il basso. Sull'incrocio c'è la Chochmah. Quindi la Chochmah è un confronto, può essere anche un contrasto. È, metto un altro nome un po' metaforico, comunque è il senso del confine, il luogo del confine. Del resto ogni incrocio è anche un confine. Negli incroci ci sono i semafori normalmente, perché bisogna regolare il flusso, il passaggio. Ma cosa vuol dire dunque la sapienza? La sapienza biblica indica che per poter veramente avere la percezione della sapienza bisogna avere un impatto con un muro, prima di tutto, e poi con una diversità, con un'alterità, con ciò che viene da un'altra direzione. Mi spiego subito. La forma così più elementare, letteraria, può essere anche chiamato un genere letterario, dei testi sapienziali è il proverbio. Proverbio si dice mashal nella lingua ebraica, quindi l'aggancio con il Nuovo Testamento lo facciamo subito, perché Gesù parla per parabole, ma la parabola è un mashal, insomma, un mashal un po' diverso. Tuttavia Gesù, il linguaggio di Gesù è tutto sapienziale. Gesù non utilizza un linguaggio, non so, nomistico, mai, ma sempre un linguaggio sapienziale, quindi questo ci dirà molto anche sul suo rapporto con la sapienza e quindi anche col governo, o vi dirà nel terzo incontro, però intanto qualcosa viene fuori, no? Anche da quello che stiamo dicendo. Allora, il proverbio è l'espressione della prima direzione della sapienza che ho citato, cioè la direzione che va dal basso verso l'alto. Perché? Che cos'è il proverbio? Il proverbio è questo: rosso di sera, buon tempo si spera. Un proverbio molto semplice. Da cosa nasce il proverbio? Tanto è vero che appunto quello che i tedeschi chiamano il Sitz im Leben, cioè il contesto vitale del proverbio, il luogo di nascita, uno dei luoghi di nascita del proverbio è, diciamo così, la vita popolare, no? Popolare, la vita normale, familiare, ordinaria. Non è certamente l'ambiente accademico che produce i proverbi, ma la vita normalissima, anche di persone che magari non hanno neppure la facoltà di scrivere o di conoscere le lettere, di essere scribi. Ma esso è un genere orale, del resto, il proverbio, no? Su che cosa si può maturare la definizione di un proverbio, o la scrittura, poi dopo, se vogliamo, di un proverbio? Prima ancora è una strofa quasi, no? Perché c'è bisogno anche della rima per fare il proverbio. È un genere letterario poetico, no? Bene, nasce dall'esperienza. Quindi questa direzione dal basso verso l'alto è l'esperienza umana. Gli uomini osservano il cielo e vedono che su 100 volte che il cielo di sera è rosso, 99 giorno dopo il tempo è bello. Questa è l'esperienza. L'esperienza si basa sulla statistica, poi. Statisticamente succede così, quindi se ne trae una regola. Vedete, da dove viene la regola del proverbio? Dalla esperienza, dalla osservazione, potremmo dire, della realtà. Un altro, così, tanti altri proverbi, che il libro dei proverbi e anche gli altri testi sapienziali contengono, riguardano per esempio il matrimonio.
Adesso non dovrei dirlo a Padova, insomma, che è una terra un po' di confine per quanto riguarda eventualmente l'accoglienza o meno degli stranieri, ma c'è una reticenza, una resistenza nella sapienza biblica nei confronti della donna straniera, purtroppo, insomma, era così, cioè, ci sono poi altre ragioni, anche teologiche. E allora molti proverbi mettono in guardia il giovane dallo sposare la donna straniera. Perché è meglio, in italiano noi abbiamo mogli e buoi dei paesi tuoi. Poi c'era mio padre che voleva mitigare il proverbio, perché io ho sposato un veneto, tra l'altro, e mi dice, io marchigiana sono, mi diceva, se puoi, poi aggiungeva, se è possibile, altrimenti pazienza. Perché? 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 Perché la donna straniera ha altri dei, un'altra lingua, i suoi padri sono diversi dai tuoi, le sue abitudini lo stesso, poi potrà accadere che un giorno provi nostalgia per la sua terra e ti abbandoni, baracca e burattini, ti lasci. È così, è un modo, no, così sintetico per dire qualcosa che ha scritto invece in maniera molto forte. Per esempio potete andare a vedere Proverbi 7 contro la donna straniera, ma va valutato, anche storicizzato, molto di quello che tutta la Bibbia dice, compresi i proverbi. Era solo per fare un esempio di come questa direzione dal basso sia quello che indica, diciamo così, la grande acquisizione della sapienza umana, la sapienza umana, cioè osservando la realtà, vedendo appunto che su 10 donne che sono state sposate nella nostra terra, 8 sono andate via, poi ci hanno abbandonato, sono state, ci hanno tradito i mariti, eccetera, eccetera, allora conviene che questa sapienza sia acquisita ed insegnata ai giovani, perché i giovani non facciano più l'errore fatto dai loro padri, dai loro genitori, dai loro nonni. Questa dunque è la sapienza. Quindi, altre due o tre cose metto per quanto riguarda questa direzione dal basso: per avere sapienza bisogna avere i capelli bianchi, cioè bisogna aver osservato molto la realtà. Chi è giovane e ha i capelli neri, come lei, non sa ancora molte cose della vita. No, ma per carità, vuol dire essere giovani. Ma nel mondo antico essere giovani non era poi così, così. Per noi oggi essere giovani è tutto, no? Se non siamo giovani non siamo niente. Ma nel mondo biblico e sapienziale specialmente, avere i capelli bianchi invece è una grande prerogativa. Perché chi ha i capelli bianchi sa molte cose, come chi viaggia, no? Dice il libro del Siracide, chi ha molto viaggiato, e il viaggio non è solo un'indicazione davvero del viaggiare, ma è anche il viaggio della vita. Chi ha molto viaggiato molto conosce, ha visto molte cose, ha toccato molte cose, ha sperimentato molte cose. E allora vado subito a contagiare, perché poi il tempo sarà pochissimo per tutte le cose che vorrei dire, il rapporto appunto tra sapienza e governo. Ecco perché nel capitolo 3 del libro di Isaia, quando si dice monelli vi governeranno, cioè ragazzi vi governeranno, è per annunciare una maledizione vera e propria. Per fortuna adesso noi abbiamo invece tutti anziani, avete visto? Qualcuno avrà letto la Bibbia, non lo so. Però ecco, mentre per il nostro governo, quello politico, come si dice, quello di prima, portare lì trentenni inesperti o inesperte almeno nell'arte della vita, cioè politica è l'arte della vita, come appunto vedremo, del vivere, del governare la vita, del saperla governare, cioè significa veramente chiedere ciò che un giovane non può dare, insomma quasi condannarlo a dare qualcosa che non ha potuto maturare appunto nel corso degli anni, perché non ce li ha questi anni. E davvero, guardate, è incredibile, perché davvero è una sorta di maledizione, perché il giovane è ancora nella condizione di essere educato dalla sapienza e non invece di impartire insegnamenti sapienti, perché la vita è la prima grande maestra. Questo è il grande insegnamento della Bibbia: la vita si è condotta con un criterio di discernimento, naturalmente, che poi è la sapienza, adesso vedremo, che certamente quella che viene dal basso, quindi
troverete sempre. Ascoltate dunque, ascolta dunque, nella sapienza il re che deve ascoltare, adesso andremo subito al re, ma normalmente nei testi sapienziali diciamo chi è che deve comunque ascoltare? Il figlio, ascolta o figlio, gli insegnamenti di tuo padre. E quindi c'è tutto l'aspetto pedagogico proprio nella sapienza. Quindi il figlio deve ascoltare gli insegnamenti del padre per potersi munire di quegli strumenti che un domani, quando il padre lo spingerà fuori da casa, questa è la grande operazione del taglio dell'ombelico che la sapienza fa, cioè deve spingere il figlio fuori da casa, normalmente è indicata attraverso l'opera del padre, quindi l'inesperto, figlio, giovane, vedete sono tutte categorie che indicano un po' chi ha bisogno ancora di imparare, quindi si impara naturalmente nella Bibbia attraverso un verbo che è il verbo shamà, da cui lo shema del Deuteronomio, poi ci andremo al capitolo 6, versetto 4, che è il verbo fondamentale di tutta la Bibbia, è legato naturalmente alla semantica della parola, ma significa ascoltare. Prima di tutto, per imparare bisogna ascoltare, perché le parole, mentre il sangue e la carne, diciamo, no? Il grembo materno dà la luce, quindi genera il corpo, o meglio lo forma, diciamo, il corpo, le parole formano la mente, formano l'identità. Le parole sono importantissime nella Bibbia perché danno, perché sono proprio la sapienza. E non esiste un essere umano senza una formazione di parole. Non c'è nella Bibbia un concetto biologico di persona, assolutamente. La persona non è il bambino che viene fuori biologicamente nella Bibbia. Tanto è vero che noi sappiamo che il padre genera i figli, la madre dà alla luce. Ma perché nasca veramente un uomo si deve formare. La pedagogia è tutto un tempo di nascita, di formazione. Quindi è un linguaggio assolutamente sapienziale. Allora andiamo avanti. Quindi il giovane e l'inesperto, anche i re che devono imparare naturalmente. Come iniziano i re a governare, appunto? Ascoltando, formandosi. C'è tutto un tempo in cui il re si deve formare prima di diventare re, ma anche dopo, ma anche durante, perché c'è il verbo lamad, che significa imparare, che riguarda costantemente la vita dei re. Quindi i soggetti invece, appunto, della sapienza sono gli anziani, sono i padri, sono i maestri. È la sapienza stessa che magari, se volete, potete andare a leggere la famosa sapienza personificata nel capitolo 9 del libro dei Proverbi, i versetti 1-6. E c'è questa immagine della sapienza. Ma questa sapienza, abbiamo detto che è Chokhmà, che è un luogo di incrocio. Abbiamo parlato di tutto quello che viene dal basso, abbiamo detto così, personificati, ci sono interi capitoli dedicati a questo, perché la sapienza che viene dal basso riguarda le cose grandi, l'arte del governare, e le cose anche molto piccole, quelle quotidiane, proprio l'arte del saper discernere, come diceva chi mi ha presentato e preceduta. La sapienza è discernimento. Il libro del Siracide, per esempio, a un certo punto, capitolo 13, dice non guardare le apparenze, non dare troppo fiducia, diciamo, alle apparenze, non fare troppo credito, perché dice guarda l'ape. L'ape è la più piccola di tutti gli insetti, ma dal suo rostro, come si chiama adesso, non so, insomma, dalla sua bocca esce un frutto, che è il miele, la cui dolcezza è ineguagliabile. Non guardare le apparenze. È solo per fare un esempio, c'è di tutto. La sapienza che viene dal basso consiglia su tutte le cose, minute e grosse potremmo dire, e davvero insegna i giovani a vivere, a discernere, a scegliere, a fare appunto, a porre delle decisioni giuste nella vita. Naturalmente, grande diciamo protagonista della sapienza è la giustizia. La sapienza è la via della giustizia. La sapienza indica la giustizia, perché senza la giustizia non c'è la vita. La sapienza è la porta della vita. Chi segue la sapienza avrà il bene e avrà la vita, chi segue la follia avrà la morte e il male, e male e bene è un linguaggio che è coinvolto assolutamente nella giustizia. Ecco perché allora nell'incrocio si trova che cosa? Questa direzione che viene dall'alto, c'è una sapienza che viene dall'alto. Nella Bibbia la sapienza che viene dall'alto è la Torah,
è la parola di Dio, diciamo. È quello che Dio diede, sono dvarim, parole significa i precetti, e sono appunto scritti naturalmente nella legge di Mosè. Ma per poter, come dire, andare a scuola di sapienza, bisogna andare in quel crocevia, laddove la sapienza divina, che viene dall'alto, si incrocia con la sapienza umana che viene dal basso. Ed è in questo incrocio che vive l'uomo e che vive la sapienza umana. Altrimenti, guardate, se l'uomo vivesse, se l'uomo biblico fosse educato soltanto dalla sapienza divina, sarebbe indottrinato, diciamo. Non sarebbe un uomo fino in fondo libero di scegliere, libero di metterci, non solo di scegliere, ma anche dignitoso nella sua umanità. L'uomo nella Bibbia è messo di fronte a Dio, che negdò proprio come fosse il suo partner. Non è messo sotto anche la legge è data, non perché l'uomo vi si sottometta, ma perché il figlio di Abramo riconosca la bontà di quella legge. C'è sempre un'interazione tra l'uomo e Dio, proprio, guardate, nell'aspetto sapienziale. Quindi il governante, il re, sarà qualcuno che conosce che cosa? Per esempio, le scienze, le tecniche, la tecnica, sa fare il suo mestiere, conosce l'economia, conosce proprio tutto quello che dal mondo, diciamo, va, ha potuto imparare dalla sua famiglia, diciamo così, da un ambito, chiamiamolo profano, che nella Bibbia è assolutamente stimato. Non è disistimato. La Bibbia non può assolutamente essere un supporto per una teocrazia così come noi tradizionalmente l'abbiamo intesa. Quindi vorrei lanciare adesso questa frase, se volete poi ne discutiamo. La teocrazia biblica non cancella la democrazia biblica. La Bibbia c'è assolutamente una, io l'ho chiamata, non so se questo è l'articolo che avete voi letto, la demoteocrazia. C'è sempre che cosa? Una scelta da parte dell'uomo, una scelta dell'uomo ebreo, diciamo quello che è l'interlocutore, ma ecco, dobbiamo toglierci dalla mente che quando si parla di politica nella Bibbia, quando si parla di governo, si intenda che cosa? Una sorta di ubbidienza cieca e miope da parte, per esempio, del Messia, del governante, di quella che è la legge di Dio. No, assolutamente. L'ambito è quello dell'incrocio, l'ambito è quello della sapienza. Ecco allora che Salomone può parlare, adesso faccio un percorso appunto in questo, no, questa unione tra, e continuo proprio rimando tra di sapienza e governo, ecco perché Salomone può parlare della sapienza come di una donna, che la immagina appunto come una donna, che lui decide di sposare dopo aver conosciuto tante altre donne, cioè che, diciamo, dopo averla scelta tra mille e mille, non perché gli sia stata imposta, non perché lui avesse già un manuale predisposto a cui ubbidire ciecamente e con il quale poi da, diciamo, applicare al popolo e con il quale andare avanti nel suo programma. Guardate, questo è importante da dire, soprattutto oggi nella Chiesa, oggi proprio in questi ultimi giorni, in questi ultimi mesi, ci troviamo in un momento in cui ci sono i laici cosiddetti che invitano in Italia oggi in maniera esplicita, pubblica, la Chiesa a scendere, diciamo così, in maniera un pochino più incisiva in politica. Ecco, è importante che noi ci regoliamo, però io credo su questi testi biblici, cioè c'è sempre una mediazione, cioè la Chiesa non può scendere come Chiesa in politica, altrimenti si riproporrebbe, diciamo, una logica medievale di cristianità che assolutamente era medievale ma non è biblica, cioè c'è sempre una mediazione. La mediazione la mostra assolutamente Salomone quando lui si pone davanti alla sapienza, che è una sapienza naturalmente divina, siamo d'accordo, divina, che viene dall'alto, ma, come dire, nello stesso tempo è continuamente paragonata con il fiorfiore della sapienza che viene dal basso, paragonata, cioè è confrontata ed è giudicata come una sapienza autentica, di fronte alla quale il re si pone e non, come dire, di cui il re è un semplice
come si può dire, emissario. Perché guardate, anche il modo in cui i capitoli 6-9 del libro della Sapienza, adesso è un libro in greco, quindi non è in ebraico, ma appartiene ai testi apocrifi del Tanakh e per noi al Primo Testamento, nella tradizione cristiana e specialmente quella cattolica. Ascoltate dunque, o re, dice Salomone, e cercate di comprendere. Imparate, o governanti di tutta la terra, porgete l'orecchio voi dominatori di popoli, che siete orgogliosi di comandare su molte nazioni. Allora, qui c'è la esortazione proprio con cui il re Salomone chiama e insomma attira l'attenzione dei governanti della terra con una serie di verbi, vi siete accorti, avete sentito, che ci sembrano inadeguati, diciamo, potrebbero sembrarci per i re, perché ai re normalmente non si chiederebbe di ascoltare. Il re nel mondo antico, nel mondo del vicino oriente antico, le varie, diciamo così, esperienze, il re era quello che parlava, i suoi sudditi ascoltavano. Sono stati fatti diversi studi sulla concezione della società del vicino oriente antico, a partire già dal 2000 avanti Cristo, uno spaccato anche prima, ma insomma ci accontentiamo dal 2000 avanti Cristo in poi fino, possiamo dire, alla prima metà del primo millennio avanti Cristo. E si è osservato appunto questo, che la società del mondo antico nel bacino del Mediterraneo veniva concepita così: da una parte c'era il Dio, è ovvio, Dio dà le leggi del cosmo, Hammurabi, per esempio il codice di Hammurabi, siamo nel mondo babilonese, sopra c'è Dio, poi c'è il re in mezzo e poi ci sono i sudditi. Diciamo così, la parte terrena della società è divisa in due, perché c'è il re, il quale promulga la legge, ma non è sottoposto alla legge, molto importante questa cosa. Poi invece chi è sottoposto alla legge? I sudditi sono sottoposti alla legge. Perché? Perché il re è una figura un po' di mezzo, cioè è qualcuno che rappresenta proprio la divinità sulla terra, quindi tra sé e i sudditi c'è una distanza. Invece che cosa succede in Israele? Questo è stato studiato appunto, se volete poi vi lascio anche una bibliografia, e credo che sia molto interessante, anche che noi lo sappiamo, lo conosciamo. E studi soprattutto dal 1985 in poi sono stati portati avanti, abbastanza recenti però molto interessanti. È così invece che funziona la società, diciamo, di Israele. Come si costituisce nel Primo Testamento? Si costituisce così, che c'è Adonai. Adonai è sopra tutti, diciamo così. Adonai dà la Torah, dà la legge, e, come dire, non sceglie prima un re, prima dà la legge. I re, tra l'altro, sono unti dai profeti, sono acclamati dal popolo. Quindi, diciamo così, il legame diretto che Dio ha è con la legge, non è con il Messia. Il legame con il Messia è mediato attraverso i profeti, quindi attraverso anche la volontà del popolo. Beh, allora, c'è Adonai sopra, diciamo così, e nella società terrena sono tutti uguali. Sì, certo, ci sono dei ruoli diversi, ma di fronte alla Torah tutti sono uguali e tutti sono tenuti ad ascoltare la Torah, ad ubbidire alla Torah prima di tutto. Non solo, innanzitutto il re. Non c'è differenza di status, di ruoli, di niente in Israele. Quindi c'è un principio, guardate, in fondo, di uguaglianza veramente di fronte alla legge, e che significa appunto che il governo di un re, nasca prima di tutto su che cosa? Sull'ascolto. Ascoltate, o re, ascoltate. Il re è il primo, allora, se vuole attingere alla sapienza e quindi se vuole veramente governare con sapienza ed anche con diritto di farlo, deve continuamente avere l'orecchio aperto, ascoltare e poi cercare, sono tutti verbi, guardate, proprio sapienziali, cercare darash, che significa andare dietro, cercare, il verbo della legge sempre, no? Cercare la legge, cercare, desiderare anche, comprendere, imparare, vedete, sono questi quattro verbi, porgere l'orecchio. Tutto questo è ciò che un governante deve fare per poter davvero governare, per poter essere al suo posto giusto. Capitolo 9, capitolo 10 del Vangelo di Marco, però quando Gesù, parlando con i suoi apostoli, che mentre tutti insieme stanno salendo a Gerusalemme, proprio annuncia la sua fine
piena di grande sofferenza, umiliazione, eccetera, i suoi apostoli parlano tra di loro chiedendosi chi fosse il più grande. Ed ecco che allora Gesù con molta pazienza si mette, poi dopo, una volta che sono arrivati a casa, a discorrere con loro e a dire: i potenti, coloro che sono grandi, megas è in greco, o i protos, chi vuole essere il primo, chi vuole essere grande, sarebbero quelli che governano il mondo, deve essere però tra voi, perché Gesù dice tra voi non sia così, deve essere in un altro modo, ma tra voi chi vuole essere megas, grande, dovrà essere doulos, cioè servo. Chi vuole essere protos, primo, dovrà essere diaconos. Beh, questo è un linguaggio sapienziale. Chi vuole essere re deve ascoltare. Chi ascolta? Il servo ascolta. Ascolta qualcuno che non ha di suo le parole. Chi cerca di comprendere, chi cerca di imparare. Quindi nel linguaggio di Gesù poi ritroveremo tutto questo aspetto. Bene, e poi nel capitolo 7 Salomone spiega la sua stessa esperienza e al versetto 7 dice: io pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito di sapienza. Come dire, questa sapienza che scende dall'alto è sempre un'indicazione per il re. Lui dà il suo esempio e dice: c'è bisogno di chiedere la sapienza. È importante questo, perché per non sentirsi salvatori del mondo, altrimenti il re si sente, una volta che avesse questo compito, si potrebbe montare la testa e pensare che le facoltà, le capacità, le ricette, il modo, i criteri di governare vengano da sé o vengano semplicemente da quella sapienza che viene dal basso, no? Non viene solo da lì, ma viene anche da qualcuno che ti aiuta, da un alleato, dal fatto che tu hai bisogno sempre di chiedere, di pregare, di aprirti, di andare oltre. Questa è la sapienza. Sapienza è un principio di umiltà, naturalmente. Se il governante pensa di essere lui a risolvere i problemi, cade nella tirannide. I tiranni pensano questo, mi sembra che noi ci riflettiamo molto. Anche perché purtroppo capita che, come diceva Goya, se non mi sbaglio, ogni popolo di schiavi crea i suoi tiranni. Anche quando noi pretendiamo da qualcuno, anche oggi, pretendiamo, non so, che questo nostro governante, oggi per carità, primo ministro, bravissimo, però che non dobbiamo accollargli la responsabilità di risolvere i nostri problemi, perché nessun governante può fare questo. Ogni governante può attingere alla sapienza, cioè può, prima di tutto, come dire, stabilire un bel gruppo di ministri, cioè fare insieme agli altri, allearsi con i suoi consiglieri, non fare mai da solo, ma anche chiedere, perché no, ai suoi sudditi, diciamo, io avevo un linguaggio naturalmente questo biblico non più attuale, ma a noi che siamo il popolo oggi, un'alleanza, un sostegno, un concorso di giudizio. Questo è molto importante, no? Proprio in quello che ci ricorda Salomone. E allora poi che cosa c'è? La decisione di governare secondo sapienza, che è questa. La preferì a scettri e a troni. Il governo non è uguale al trono. Il buon governante sceglie come sua sposa la sapienza e non lo scettro, cioè il simbolo del comando, il bastone e il trono, perché quelle sono defezioni del governo. Stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, la ricchezza, anche questa è una defezione, una deviazione del governo. Ci può essere chi voglia governare per diventare ricco, naturalmente. Ma io non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, cioè qualcosa di più della ricchezza è la rarità, l'inestimabilità di una gemma. Vedete, sono tutte metafore per dire che tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia, dice Salomone. Che cos'è dunque la sapienza? Dice: come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. Cioè, insomma, tutto quello che può essere una venalità, cioè una ricchezza, diciamo,
di denaro, fatta di potere. L'ho amata addirittura più della salute, della bellezza, della sapienza. Vedi, sono tutti valori in fondo. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce. È incredibile, perché la luce è la prima creatura di Dio. La luce è il mondo. Senza la luce non ci sarebbe neanche il mondo, non ci sarebbe il cosmo. Vi ricordate Genesi 1? Bereshit bara Elohim, poi a un certo punto Dio disse sia la luce e la luce fu. Separò la luce dalle tenebre, fu sera e fu mattina il primo giorno. E quindi è fortissimo, perché che cos'è la sapienza? È l'arte del governare? Ma che cos'è allora il governo? Pensate che grandezza che ha il governo nella Bibbia. È l'arte del creare il mondo. Il governo crea il mondo. La politica nella Bibbia non è uno scherzo. Non esiste il mondo così, nel caos, eh? Bisogna crearlo. La polis è un insieme ordinato, è un cosmos, lo dice il greco. Il cosmos, che cos'è? È un lavoro di sapienza sul caos. Il caos che è l'indistinto. Quella che, diciamo così, beh, la natura, nella Bibbia non si parla mai di natura, praticamente. Paolo parla di physis, di ctisis, ma siamo molto più avanti. Ma nel Primo Testamento c'è o il caos o il cosmo. Perché il caos che cos'è? È la natura selvaggia, potremmo dire. Ma il cosmos invece è un mondo ordinato. Quando Dio crea il mondo, già opera sulla materia, diciamo così. Tanto è vero che c'era già qualcosa, non crea da nulla. Crea quella parola perché? Perché distingue tra la luce e le tenebre, tra i regni, animale, vegetale, come sappiamo noi, tra i tre luoghi della vita, l'aria, il cielo, la terra e il mare. Questo è Genesi 1, testo sapienziale, tra l'altro, noi sappiamo assolutamente. Bene, questo che significa? Che per creare il mondo anche Dio usa la sapienza. Che vuol dire dunque? Che cos'è la sapienza? Qui c'è un testo straordinario che trovate in Proverbi 8. Si parla di una compagna di Dio quando Dio creava il mondo. Dio non era solo quando creava il mondo, vedete? Mai nessuno può essere solo per governare e per creare qualcosa di nuovo. Perché guardate, trasformare è il vero principio biblico della vita, trasformare. Trasformare vuol dire creare qualcosa di nuovo. Allora, la sapienza in Proverbi 8, la Chokmah, sta insieme al creatore quando lui fa quelle linee, no? Stabilisce i confini. Ecco che cos'è la sapienza, quello che stabilisce i confini. Perché se non ci fossero dei confini, non si potrebbe neanche giocare a tennis. Come si fa a giocare a tennis se non c'è una rete? Quindi la sapienza deve mettere dei confini tra il mare e l'asciutto, eccetera, eccetera. Bene, io ero con lui mentre creava queste cose, cioè creava il mondo, perché potesse essere un luogo anche di piacere. Altrimenti non si può vivere bene nel caos, nell'indistinto, d'accordo? Tutto questo è stato ciò che ha ispirato Dio nel governo del mondo e diventa quindi che cosa? Lo schema, l'esempio per il re, il governante. Ecco perché Salomone dice: ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché la luce è un frutto della sapienza, in Genesi 1. Senza la sapienza non c'è distinzione tra luce e tenebre, e non esiste quindi neanche luce e tenebre. Pensate che tema forte che è quello della luce. Pensate a Giobbe quando maledice il giorno in cui mia madre, non so se ricordate, capitolo 3, mi diede la luce, perché lui maledice la vita, no? Ma lasciamo stare. Dice: perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Quindi lo splendore che viene dalla sapienza c'era prima e c'è dopo. Che cos'è dunque la sapienza? E perché il monarca governa con sapienza? Che cosa è affidato al monarca? È affidata una vita che non è nata con lui e che non finirà con lui. Ecco, oggi noi ci troviamo a pagare questo debito che i nostri figli dicono: non vogliamo pagare i debiti che noi non abbiamo fatto. Il punto è che un governante, quando entra nel gioco della polis, deve sapere che ha un'eredità
che gli viene messa in mano, che viene prima di sé e che però chiede poi di essere tradotta ad altri nel futuro. Quindi, che cos'è invece preferire la ricchezza alla sapienza? Che cosa significa? Qual è l'esemplificazione? Prendere tutto quello che si può oggi, mangiare quello dei padri e quello dei figli. Mangiarselo, prenderselo, metterselo via. Pensate quanto sia plastico e attuale questo discorso. Che significa che noi adesso dobbiamo pagare un debito? Significa che chi ci ha governato prima ha preso, senza tener conto, che ci fosse questa continuità. E allora dice: insieme a lei mi sono venuti tutti i beni, nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Poi naturalmente c'è tutto un linguaggio anche amoroso che lascio comunque alla vostra lettura, che trovate nel capitolo 8, perché voglio andare a vedere chi è Salomone e ricordare tre cose fondamentali che sono scritte nel primo libro dei Re e che riguardano proprio questo rapporto concreto tra Salomone e la sapienza, diciamo concreto perché mentre il libro della sapienza esprime, no, in modo poetico, in modo anche un po' filosofico e teologico, questo sposalizio tra Salomone e la sapienza, il primo libro dei Re, attraverso la narrazione storica, storiografia sempre teologica, mi raccomando, non esiste testi storici intesi come noi oggi potremmo intenderli nella Bibbia, però è una storiografia teologica che è però molto suggestiva. Allora, Salomone deve combattere per poter diventare il delfino di corte, la cibernetica, la sapienza è l'arte dei delfini di corte, sarebbe insomma il successore di suo padre, perché Davide aveva molti figli, e naturalmente qui agisce molto la madre, come sempre accadeva, le madri cercavano di spingere i loro figli, perché i re sposavano diverse donne e quindi insomma poi si apriva naturalmente tutta la querella della successione. Sta di fatto che Salomone diventa re al posto di Davide, suo padre. E allora c'è il famoso racconto nel capitolo 3 del primo libro dei Re del sogno di Gabaon. Salomone si trova ad avere questo compito, allora si reca a Gabaon per offrirvi sacrifici e si rivolge a Dio in modo che gli insegni veramente l'arte del governare. Quindi vedete, no, proprio quello che poi lui scrive, chi per lui insomma scrive nel testo della sapienza che abbiamo letto, veramente ha una storia. Salomone è molto umile, il sogno viene il Signore a Salomone e gli disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. La notte prima di cominciare a governare, diciamo, c'è questo rapporto con Dio e quindi questa umiltà di Salomone, ma è interessante che Dio si proponga. Certo, quando uno diventa re in quel contesto lì sente di avere un rapporto abbastanza stretto con Dio, ma è quasi provocatoria però questa domanda che Dio gli fa, come dire, lo induce in tentazione, perché gli dice: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Beh, adesso tu sei re, puoi chiedere a me che sono Dio quello che vuoi. Salomone disse: tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Allora, da dove si comincia quando si diventa re? Questo è proprio un percorso di sapienza. Ma prima di tutto dall'intimità con Dio, perché da chi viene, diciamo, la sapienza per governare? Da Dio. E viene poi, secondo aspetto, questa sapienza, che cos'è? È la memoria. La memoria dei padri, quanto è importante non cancellare la memoria di chi ha saputo governare prima di noi, questo in fondo. Perché Davide è riuscito a governare? Davide ne ha fatte di cotte e di crude, eh? Vi ricordate quando ne ha fatte Davide? Però che cosa ricorda Salomone, il suo figlio? Ricorda la fedeltà, la giustizia e il cuore retto verso di te, cioè... Davide ha fatto veramente tanti peccati, non gravi, per carità. Però che cos'è che non ha fatto mai Davide? Per cui è sempre stato comunque sempre un alleato di Dio, mentre Saul no. Ecco, qual è la differenza tra Saul e Davide? È questa. Saul a un certo punto comincia a governare da solo, cioè fa a meno del profeta, che era Samuele. Fa a meno del sacerdote, perché
celebra un culto, un sacrificio da solo. A un certo punto va anche da una sacerdotessa che non è yavista, diciamo che non appartiene alla sua fede, quindi fa anche senza Dio, senza il suo Dio, e pensa di poter governare anche senza suo figlio Giolata, che era veramente il suo più grande alleato. Questa è la pazzia dei re, quando pensano di far tutto da soli e di sostituirsi a tutti. Invece Davide è il contrario. Davide, in carità, appunto, no, è un uomo molto tentato, molto umano, eccetera, eccetera. Sappiamo per quante ragioni arriva anche a far assassinare Uria, l'ittita, insomma, veramente non è certamente un santo, però si pente. Però il suo orecchio è sempre aperto, però non fa mai senza il Signore, non fa mai senza il profeta. Quando Nathan andrà da lui a raccontare quella parabola, no? Del 2 Samuele 12, della pecorella piccina, non so se ve la ricordate, e lui subito capisce, fa un lutto per 7 giorni, piange, eccetera. Questo è Davide. Allora, che cos'è la giustizia? È riconoscere che il compito del re è un compito che chiede una doppia fedeltà, la fedeltà al popolo e la fedeltà a Dio. Perché il popolo non è del re, il popolo è di Dio, che si prende cura di tutto insieme il popolo, a cominciare da chi? Dai poveri, dagli stranieri, dagli orfani, dalle vedove e dai leviti. Quando il re dimenticasse la vedova, l'orfano, i poveri, gli stranieri e i leviti, che perché non avevano una parte, quindi dovevano essere mantenuti da qualcuno, non avendo una parte, allora Dio manda il suo profeta. Quando la giustizia non è fatta, diciamo così, non è rispettata, quando si viola il diritto, cioè la vedova non riesce neanche a perorare la propria causa, come dice Isaia, allora Dio manda il suo profeta, perché Dio è un Dio geloso di chi? Del suo popolo. Un popolo non è dei governanti. Essi non sono i salvatori del popolo. La salvezza per un popolo avviene attraverso che cosa? Patti di fedeltà in mezzo allo stesso popolo. Per cui non ci debba essere chi languisce e chi ha 700 case. È la mancanza di giustizia. Quindi il patto di fedeltà chiede ad un monarca di osservare la giustizia, di mettere in pratica il diritto e quindi di avere un cuore fedele verso il suo popolo e quindi verso Dio. E allora cosa chiede Salomone? Dice: Signore Dio, tu mi hai fatto regnare al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo. Come dire, non so come fare. Vedete, quindi, quello che abbiamo già detto prima della sapienza. Lui imparerà e potrà essere re solo perché si denuncia, diciamo, come ragazzo. Cioè, ha bisogno di imparare. Io non so come fare. Il tuo servo, vedete questo linguaggio, doulos, che Gesù poi riprenderà. Gesù dice: io sono in mezzo a voi come colui che serve. Che non significa sono in mezzo a voi come una pezza da piedi, eh? Sono in mezzo a voi come un re. Perché il re è colui che serve, non è colui che impone, non è colui che domina. Questa è la Bibbia, non l'ha inventato mica Gesù, eh? Gesù semplicemente ha ascoltato, Gesù ha portato casomai a compimento, ma non ha inventato niente. Tutto era già scritto nel Primo Testamento, in questi testi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo, un popolo che tu ti sei scelto, che è numeroso. Per la quantità non si può contare. Che cosa chiede? Allora, dice: chiedimi quello che vuoi. Salomone chiede questo: concedi al tuo servo, la traduzione dice un cuore docile, l'ultima traduzione, ma voi tutti forse sapete che Salomone chiede lev ashomea, un cuore che ascolta. Lev è come etil sum, no? Un cuore pensante. Il cuore ebraico, il cuore biblico è il luogo della intelligenza, che la yod, le reni, sono il luogo delle decisioni, lev è lì dove si fanno le scelte, con l'intelligenza, con la sapienza. Quindi un cuore che ascolta, io dico, con due orecchi. Da una parte la parola di Dio, la Torah, cui il re per primo deve assolvere, questo ascolto poi ci andiamo al testo del Deuteronomio, e dall'altra tutto quello che chiede il popolo, la gente, cioè di poter fruire dei doni della terra, di poter mangiare,
di poter fabbricare delle case, di poter fabbricare delle mogli, è lo stesso verbo, si fabbrica una casa, cioè di poter avere dei figli e di poter avere dei nipoti, e di avere la giustizia. Allora dice, perché questo cuore sappia rendere giustizia al tuo popolo. Ma che cos'è dunque la giustizia? La giustizia non è più nel concetto romano, no? In cui quei sui re diceva, cioè a ciascuno dare il suo, ma permettere che i beni della terra siano fruiti. Questa è la giustizia, la vita, poter vivere, questa è la giustizia prima di tutto nella Bibbia. Pensate al Levitico 25, il Giubileo. E sappia distinguere i beni dal male. Questo è quello che chiede Salomone. Allora, Dio poi gli fa eco, semplificando questa richiesta del cuore che ascolta, quindi un cuore legato, no, non sciolto, non autonomo. Che cosa risponde Dio? Che cosa significa? Qual è il contrario, diciamo? Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, la lunga vita nel governo. Perché non hai domandato di governare per sempre, né ricchezza, cioè guadagno dal potere, né la morte dei tuoi nemici. Questa è la non sapienza. La non sapienza è chiedere molto concretamente queste tre cose. Perché queste tre cose sono il contrario della sapienza? È ovvio, è chiaro. Perché un lepa shomea è, nel libro degli Atti, come potrebbe essere in greco un lema shomea? Lo dice nel libro di Atti, capitolo 4, versetto 32. Erano nella chiesa psiche mia, un'unica anima, cardia mia, un cuore solo. Un lema shomea, non per nulla si riprende, no, alla traduzione ebraico dei 70. Un cuore indiviso è un cuore che ascolta, cioè il governante sente, ha il cuore di tutto il popolo, è legato al popolo, è legato al suo destino, sente la sua sofferenza, sente ciò, la sua ricerca, sente il suo grido, Lev Ashomea, come Dio ascoltò il grido degli ebrei quando essi erano schiavi in Egitto. Esodo 2, 24-25, se volete ricordare quel testo che viene ripetuto poi tantissime volte, ma lì è la prima volta. Quindi un cuore che ascolta è come il cuore di Dio. Un cuore che ascolta è capace di riconoscere le schiavitù e di farsene carico, e di prendersene cura e di scendere accanto ad esse. Quindi un cuore che ascolta esclude la casta dei governanti, la esclude. Perché sta in mezzo invece, è un tutt'uno, è carne di quella carne. Le tre cose che sono il contrario, invece, avete fatto caso, sono tutte per l'individuo re, per lui e basta, staccato, che non ha una cardia mia e una psiche mia, un'unica, ma c'è lui e poi ci sono gli altri. Si crea quella divisione che c'è nel mondo del Vicino Oriente, che dicevamo prima, tra il re e tutti i suoi sudditi. Eh no, invece no, c'è una orizzontalità, per cui tu non hai chiesto la tua lunga vita, la tua lunga vita politica, che magari a fronte avrebbe avuto che cosa? La breve vita del benessere della tua città. Perché spesso e volentieri capita questo anche oggi. Bene, perché questo accada allora, la sapienza, per citarvi due testi, uno ve lo cito e magari potete andare a leggerlo da soli, l'altro invece lo vorrei leggere. Allora, la sapienza in effetti, questo è come dire concorso del cielo e della terra, perché per saper governare ci vogliono le scienze umane e quelle divine, naturalmente, a un certo punto viene ad essere identificata con la Torah, con la legge del Signore. Questa identificazione voi la trovate precisa nel capitolo 24 del libro del Siracide, che vi pregherei quindi di andare a leggere, perché è importante per noi come passaggio verso il testo che adesso invece leggeremo veramente. Allora, Siracide 24, c'è un canto proprio che la sapienza stessa fa
e parla della sua origine. Abitavo nell'alto dei cieli, con l'altissimo stata generata. È molto importante perché poi, siccome è andato incontro al Nuovo Testamento, al Secondo Testamento, Giovanni soprattutto, quando parla di Gesù come Logos, riprende i testi sapienziali, riprende Proverbi 9, riprende Siracide 24, perché ero con lui, se ricordate il prologo di Giovanni, prima, quando lui creava, ma comunque insomma era la preesistenza famosa di Gesù, che è giovannea, tipica, e che quindi noi possiamo comprendere soltanto se leggiamo questi testi. Però quello che serve a noi adesso, per andare un po' a concludere questa prima parte, almeno, è questo: che rapporto deve avere il re con la Torah? La Torah è sapienza, perché a un certo punto essa ha preso proprio casa in Sion, che è il monte di Gerusalemme, e sapete che nel santo dei santi c'era la Torah, l'arca, ma dentro l'arca c'era la Torah, quindi c'era la parola. E dopo lo stesso nel periodo del secondo tempio, comunque il secondo tempio si inaugura con la lettura della Torah, quindi questo è importantissimo. Allora, la Torah è sapienza. Ce lo dice la parola stessa, ancora una volta, che viene, no? Sapete bene, Torah significa, in forma participiale, femminile poi, che significa insegnamento. Tutta la Torah è sapienziale. Purtroppo poi noi, nella nostra tradizione cristiana, la Torah è diventata invece quasi codice, perché c'è stato il passaggio con il greco, che ha fatto di Torah nomos. E dopo, naturalmente, da nomos poi diventa legge, praticamente. Quindi noi, quando sentiamo parlare di legge, abbiamo la memoria latina che ci conduce, insomma, a considerare la legge nel suo genere letterario del codice. È vero che la Torah contiene dei codici, ma non contiene solo dei codici la Torah, contiene anche testi narrativi, che sono lo stesso normativi, ma in tutto quello che è l'espressione della Torah, quindi sarebbe il nostro Pentateuco, noi troviamo sempre che cosa? La giustificazione della legge. Perché la legge è così? Le leggi che Dio dà, tra l'altro sono parole, Devarim, nel Deuteronomio si intitola in ebraico Elea Devarim, queste sono le parole, quindi anche qui c'è un aspetto non certo nomistico, ma lo stesso sapienziale. E la legge trova una sua persuasività. Non uccidere, perché chi uccide poi sarà ucciso. Il non uccidere, quantunque nella Torah ci fosse ancora la legge del taglione, però non dobbiamo dimenticare che la legge del taglione indica un progresso rispetto a quella legge, Caino, Enoch, eccetera, che vedeva che cosa invece? Per una vita, sette vite. La legge delle fosse ardeatine, che una 10 non mi ricordo quello che fosse. Quindi, perché vita per vita? Per far comprendere che se tu uccidi una vita, come dire, la tua vita vale come quella dell'altro, ma come dire, purtroppo certo è definitivo e certamente viene superata la legge del taglione nella Bibbia stessa, assolutamente. Dio stesso viola la legge del taglione. Quando dovrebbe uccidere o far lapidare la sua sposa Israele, non lo fa. Quindi la viola, quindi assolutamente dobbiamo cogliere questo progresso nelle leggi. Però quello che importa è sapere che quando si dice non uccidere, c'è la ragione per cui si dice, e quindi c'è l'aspetto sapienziale, persuasivo. Cioè, chi ubbidisce a questa legge ne deve essere convinto, non lo deve fare perché è scritto nella legge, perché per la ragionevolezza, per l'opportunità di questa legge, perché uccidere un altro significa togliere quello che per te è la vita, e quindi misurarla con la tua vita è pedagogico, ti fa comprendere che se tu, no, pensi alla tua morte e dici oddio, ma allora io all'altro ho dato la morte. C'è sempre questo aspetto sapienziale nella Torah, lo dice, come ripeto, ma non solo, il modo, no, con cui deve essere insegnata la legge. E qui naturalmente il Deuteronomio è per noi il grande manuale. Ritorno al capitolo 6, lo Shema, al versetto 4, e come si insegna? Si insegna la legge, no? Chi la insegna? Il padre al figlio. È una pedagogia familiare, cioè che comincia subito a casa, che i bambini devono imparare, devono interiorizzare. Quindi diciamo così, anche la sapienzialità della legge ce lo mostra anche il metodo, che è quello scolastico di per sé, che è quello pedagogico. Ma quello dove volevo arrivare è questo testo, no? Che si trova nel libro del Deuteronomio, riguardo il governo, al capitolo 17.
versetti 14 seguenti. Quando sarai entrato nella terra, Mosè che sta facendo il suo secondo discorso, quello più lungo, voi sapete che il Deuteronomio è il racconto di tre grandi discorsi di Mosè, poi alla fine c'è un epilogo, che lui pronunciò in quanto tempo? È una curiosità, però è simpatica. Un giorno solo. In un giorno solo, guardate, leggete il Deuteronomio, è meraviglioso, è come il Cantico, è un testo d'amore proprio tra Dio e Israele, e chiude la Torah. In un solo giorno, secondo la tradizione, sul monte Nebo, il giorno in cui lui poi morì. Poi, in effetti, il Deuteronomio ci racconta anche della morte di Mosè, no? Per cui è stato quello che ha fatto iniziare, da Spinoza in poi, grande dubbio sull'autore della Torah. Prima si credeva che fosse Mosè, poi diceva no, in effetti si parla della sua morte. C'è un altro libro che racconta i fatti accaduti in un solo giorno. È così, l'Ulisse di Joyce, in un solo giorno. Perché? Si rifà proprio al Deuteronomio. Può sembrare strano, ma è così, sono tanti agganci con la Bibbia anche lì. Quando sarai entrato nella terra che il Signore tuo Dio sta per darti e ne avrai preso possesso e la abiterai, se dirai, voglio costituire sopra di me un re, come tutte le nazioni che mi stanno intorno. Perché ancora, cioè i re, prima dei re ci sono i giudici, no? Sapete, c'è stata una certa lentezza, perché i profeti erano anche contrari, Samuele era contrario, per esempio, perché ci sono dei pro e dei contro per la monarchia. Dice però, se voi decideste un giorno di costituire sopra di voi un re, dice, tu dovrai costituire sopra di te come re colui che il Signore tuo Dio avrà scelto. E quindi c'è prima di tutto questa ubbidienza, diciamo, a Dio. Perché? Perché la terra è data da Dio come dono, un fatto fondamentale per poter governare bene. E quindi la terra non è di chi la merita. La meritocrazia sì, ma fino a un certo punto. Perché quella terra, quel paese dove tu andrai, e poi ci sarà un re, queste regole vengono date prima dell'ingresso nella terra, è un dono ed è un usufrutto. Pensate un po' a tutta la politica economica, si deve regolare su questo. Ecco perché si dice, prima di tutto dovrai costituire sopra di te come re colui che il Signore tuo Dio avrà scelto, cioè colui che non penserà che la terra sia di chi se la meriti o di chi se la prenda, eccetera eccetera, e neanche della sua, del suo criterio. La terra è di Dio, come dice la pace in terris, come dice il Levitico 25, e quindi è. E allora tu dovrai tener conto di questo, ti dovrai ricordare che quel Dio ti ha detto che in quella terra tu dovrai accogliere lo straniero. Perché? Perché lui ti ha dato quella terra quando tu eri straniero, ti ha dato la dignità quando tu eri uno straniero in Egitto, non quando tu avevi una terra già, no? E quindi nella congiuntura del dono della terra promessa c'è il fatto che tu prima fossi straniero e poi invece sei diventato, come dire, quella è diventata la tua di terra. Ma il modo di fruire la terra promessa da Dio, che è stato un dono ed è stato un atto di dignità che Dio ha fatto per te, riconoscendoti la tua dignità e dandoti la tua libertà, il tuo re che tu sceglierai dovrà sapere questo, cioè dovrà sapere che in quella terra lui dovrà essere ministro di dignità e di libertà per tutti, anche per gli stranieri. In maniera particolare per gli stranieri, perché tu sei stato straniero e non potrai dimenticare questo. Poi costituirai come re uno dei tuoi fratelli, eh sì, che sappiano, che conoscano, che condividano la tua situazione. Andiamo avanti. Egli non dovrà procurarsi un gran numero di cavalli né far tornare il popolo in Egitto, cioè non ti deve far tornare indietro, ti deve far andare avanti, è importante questo. Non ti deve cioè ridurre in schiavitù. Qui c'è già, perché sapete, questi testi sono stati scritti dopo, molto dopo le storie dei re. Qui c'è già un po' di critica nei confronti di chi? Indovinate un po' di chi? Di Salomone, proprio di Salomone, che pure lui aveva fatto tutte le cose che abbiamo visto. Perché Salomone impiega 7 anni per costruire il Tempio e quanti anni per costruire il palazzo? Quasi il doppio, 13.
e istituisce i lavori forzati, perfino dei suoi fratelli. Cioè, per fare quella cosa bellissima, perché insomma non c'è un periodo, almeno nella narrazione teologica biblica, più grande del periodo di Salomone per Israele, naturalmente, però lui ha ecceduto, ha sposato troppe donne. Quante ne aveva prese, vi ricordate? 1700 principesse e 300, sarà proprio allargato, insomma. E quindi i suoi lombi si erano sfiancati. Ma davvero dice, non prendano troppe mogli, insomma, chi ha orecchi per intendere, intenda, insomma. E quindi, e lui ha fatto tutto questo, ma alla fine però, purtroppo, ha fatto riassaggiare al popolo il sapore dell'Egitto, il sapore della schiavitù. L'idolatria del regno, della monarchia, questo non va bene. E tanto è vero che dopo Salomone si divide il regno, no? Il regno del nord e il nord. Finisco. Dice, non dovrà avere un gran numero di mogli, 117, perché il suo cuore non si smarrisca, non abbia grande quantità di argento e oro. Quando si insedierà sul trono regale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge. Secondo l'esemplare dei sacerdoti leviti, cioè proprio quello autentico, essa sarà con lui, egli la leggerà tutti i giorni della sua vita, per imparare a temere il Signore. Questo è lo stile del monarca in Israele. La mette sotto il cuscino la legge, ci dorme la legge, cioè la parola di Dio, quello che costruisce il mondo, perché la legge è... Sono le 10 parole che sono i fondamenti del mondo, secondo la cultura ebraica, anche la Kabbalah, no? Poi dopo quella medievale. A osservare tutte le parole di questa legge. Perché? Perché possa continuamente imparare, continuamente ascoltare, a temere il Signore, a osservare tutte le parole di questa legge e di questi statuti, affinché il suo cuore non si insuperbisca verso i suoi fratelli ed egli non si allontani da questi precetti, né a destra né a sinistra, e prolunghi così i giorni del suo regno, lui e i suoi figli in mezzo ad Israele. Quindi, perché prolunghi i giorni del suo regno? Deve essere continuamente uno scolaro alla scuola della Torah, che è quell'anello di fedeltà tra Dio e il popolo di Israele.